Buonasera e benvenuti alla Domenica Sportiva e le merendine di maggio non torneranno più. È il 20 novembre dell'83 e il servizio meteorologico dell'aeronautica prevede tempo sereno o poco nuvoloso su tutta l'Italia. Residui addensamenti sulla Sardegna, banchi di nebbia in Valpadana. Al primo posto della Hit Parade c'è Flashdance di Irene Cara. A Italia Sera la Bonaccorti e Mino D'Amato intervistano in collegamento diretto con New York la bella e giovane attrice Brooke Shields. A Genova si svolge il processo contro 7 emittenti televisive accusate testualmente di avere trasmesso in contemporanea su tutto il territorio nazionale identici programmi. Sullo scranno degli imputati, tra gli altri, Silvio Berlusconi e Formenton, Canale 5 e Rete 4. Al Bentegodi di Verona si gioca Verona-Napoli, valevole per la nona giornata di andata del campionato di calcio italiano. Al 64esimo il napoletano Beppe Bruscolotti esce dal maschio angioino della sua difesa e si ritrova la palla tra i piedi di fronte a Garella. Ecco, non sapendo bene che fare, egli tirò una cagliosa, che ora scopriremo cos'è. Il Napoli, con Dirceu in prima fila, ha saldamente conquistato la metà campo. È andato vicino al gol in 3-4 occasioni. Nella prima, il Verona si è salvato così. Abbiamo visto la traversa colpita da Caffarelli, poi la conclusione di Pellegrini. Garella salva. Subito dopo però il Napoli è passato. L'inserimento di Bruscolotti, il suo anticipo, ed è l'1-1. Buonasera Beppe Bruscolotti. Buonasera. Grazie di essere intervenuto alla Domenica Sportiva e le merendine di maggio. Grazie a voi. Senta, lei che ricordi ha di quel Verona-Napoli in cui siglò questa rete al 64esimo? Beh, personalmente è un buon ricordo perché fu un bel gol tutto sommato e poi venivamo anche da un periodo un pochino così e così e quindi un gol importante per la classifica. Ecco, però lei è passato alla storia per aver dichiarato, dopo aver segnato il primo gol all'Inter nel 73, la seguente frase, gliela rileggo, ho visto la palla che mi arrivava, ho tirato una cagliosa e ho visto la rete che si abbuffava. Lei vuole smentirla, la ricorda? Ma io personalmente non la ricordo, non lo so se questa è una battuta o corrisponde a verità, sinceramente non lo penso. So. I tifosi napoletani la ricordano però con grande affetto perché ma questo sicuramente termine... può darsi pure, però sinceramente non lo so. Comunque a livello di poesia dialettale la parola cagliosa è elevatissima. Vabbè, è divertente. Dai. È interessante. Senta, a parte i gol, Beppe Bruscolotti che tipo di difensore era? La chiamavano Palefierro, perché? Ma difensore vecchio stampo, dove ti dicevano questo è il tuo avversario oggi e non deve giocare, anzi non deve mangiare, alcuni dicevano. Senta, ma c'è qualche avversario del tempo con cui ci sono state scintille, scontri duri o aneddoti interessanti, visto che comunque gli scontri erano abbastanza fisici, immagino che lei adesso la punta più di peso. Ma fisici ci sono stati con tanti, a cominciare con Boninsegna, con Riva, poi siamo andati con Rummenigge. Lei venne espulso per un fallo di reazione su Elkjær una volta. C'è una storia dietro, c'è qualcosa che vuole ricordare di quell'episodio, di ciò che ne seguì? No, sono quegli episodi che, sai, tante volte in area di rigore ci sono sgomitate, quindi ci siamo presi un pochino, dai tu, do io. E alla fine sono stato io l'ingenuo perché mi sono lasciato beccare dal segnalino e quindi fuori. Però dopo... speravo di rincontrarlo a Napoli e cose, per 2 anni non veniva, però non giocava, non lo so il perché. Ah, ecco. Poi dopo mi fu confidato dal nostro Garella che Elkjær aveva un po' di timore in base a quell'episodio che era successo allora. Si racconta che il presidente della Sassanese l'accetta nel 68 alla Pollese, sì, in cambio di un gruppo di buoni giocatori del Salernitano, sì, più una cena per 4 persone. Conferma? Sì, però la cena l'hanno consumata loro. Stranamente non fui nemmeno invitato, quindi... Beh, ma questo mi sembra veramente... Vabbè, ma sono le cose che capitano, comunque è una cosa... Poi lei passò al Napoli, ecco. Nel Napoli dell'83 che abbiamo visto prima, quello col Verona, Maradona non c'era ancora. Poi Maradona arrivò e lei gli consegnò la fascia da capitano. Ci sono migliaia di leggende su Maradona. C'è qualcosa che lei non ha mai detto, qualcosa che proprio sia inerente al Maradona giocatore, diciamo, al dietro le quinte? Ma erano le cose simpatiche che a volte avvengono negli spogliatoi, il fatto di vedere questo giocoliere. E quindi tante volte era un motivo anche di sfotò da parte di noi altri, a dire lo facciamo pure noi, facciamo così. E quindi arrivammo così, perché lui partì con l'arancia poteva essere semplice,
E poi andammo a finire con tre bicchieri di ghiaccio, quindi cubette di ghiaccio a palleggiare. Chiaramente cose che poteva fare solo lui, perché a me il primo colpo, il secondo andava dall'altro lato. Il cubetto si scioglieva dalla paura, sì, diciamo. Sì, sì. La guardava, si scioglieva dalla paura. Sicuramente. A un certo punto lei ha anche marcato il grande Diego Maradona in una stranissima amichevole Napoli-Argentina che sembra quasi al di fuori della razionalità del calcio. Beh, come andò? Come andò? Che cosa le disse Maradona prima di quella partita? È stata divertente la scena, perché quando prima di scendere in campo allora ho detto guarda che stasera ti vado io, quindi sono mazzate, insomma, sono mazzate. Tu c'hai un'altra casacca, mi dispiace, per stasera siamo avversari. Che bella parola. E lui cominciava a dire ma come? No, come niente, tu fai la tua partita e faccio la mia. Certo, se c'è da dare un colpo te lo do lo stesso, non è un problema. A questo punto io vorrei rivedere brevemente la rete di Bruscolotti al Verona, magari in slow motion, così poi passeremo alla rappresentazione pseudo-teatrale della segnatura stessa. Grazie, mandiamo il filmato. Allora, è pressa poco il 63esimo. Bruscolotti sale, palla al piede sulla fascia. Eccomi qua. Che fa? Palla vede Frappampina che chiama Frappampina, palla. Gli do la palla. Ecco, palla proseguo, Frappampina. Bruscolotti proseguo, scatta a quel punto. Quindi mi inserisco in mezzo alla difesa. Tricella. Tricella viene incontro, io col mio piattone sul pallo lungo. Un attimo, quindi vediamo, perché Frappampina la mette nella posizione ideale. Ecco, lei qui sta correndo, sì, Garella. Ecco qui, Garella. Io vado sul pallo lungo. Rete, ha segnato. Bravo. Ha segnato Bruscolotti. Salutiamo per questa puntata di La Domenica Sportiva, i Merendini di Maggio non torneranno mai più, noi invece torniamo mercoledì prossimo, grazie a Bruscolotti. Grazie a voi, è stato un piacere. Buonasera. Quindi, buonasera. Arrivederci. Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci. Ok, basta così, ma noi siamo scienza, non fantascienza. Del resto il Palcolor l'abbiamo inventato noi. Noi siamo Telefunken. La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo.